Ciao a tutti, oggi vi mostro un'idea per il menù per il pranzo di Natale. Allora, come antipasto vi propongo delle frittelle di zucchine croccanti. Gli ingredienti sono: dopo aver tagliato le zucchine, vado a metterle in una ciotola e aggiungo un uovo, la farina, il parmigiano grattugiato, una spruzzatina di pepe, e inizio ad amalgamare bene il tutto. Una volta amalgamato il tutto, posso andare a cuocere le frittelle in olio bollente, mi aiuto con un cucchiaio e verso l'impasto nell'olio. Ed eccole qua, le frittelle sono pronte. Come avete visto, sono semplicissime e velocissime e vi assicuro che sono davvero molto molto buone e croccanti. Quindi questo è il mio antipasto. Come primo piatto vi propongo dei cappelletti in brodo vegetale. Gli ingredienti sono: come prima cosa vado a tagliare a pezzettoni le verdure. Inizio con le carote, continuo poi con le zucchine, taglio poi il sedano, infine taglio la cipolla e le patate. Pronte tutte le verdure, in una pentola metto dell'olio extravergine d'oliva con la cipolla. Lo lascio scaldare per qualche istante e verso subito le carote, le zucchine e il sedano. E lascio insaporire. Dopo vado ad aggiungere i pezzettoni di patate. Amalgamo bene il tutto e ricopro completamente con l'acqua. Infine sistemo di sale, copro e lascio cuocere per almeno mezz'ora. Dopo mezz'ora tolgo le verdure e le frullo. La cremina ottenuta vado ad aggiungerla al brodo. Mescolo bene e porto ad ebollizione il mio brodo vegetale. Non appena l'acqua sarà giunta a bollore, aggiungo i cappelletti e li lascio cuocere. E voilà, il mio piatto di cappelletti in brodo è pronto. Come secondo piatto vi propongo un polpettone con ricotta. Gli ingredienti sono: in una ciotola metto la carne tritata con la ricotta. Dopodiché vado ad aggiungere il parmigiano grattugiato, le uova, il pepe se piace, del pan grattato, pizzico di sale, rosmarino e inizio ad amalgamare bene tutto. Non appena avrò un bel composto, inizio a lavorarlo con le mani, quindi metto su un tagliere una base di pellicola su cui andrò a formare il mio polpettone. Quindi do la forma al mio polpettone. Dopodiché vado a ricoprire il polpettone con la pellicola e lo lascio riposare in frigo per almeno una mezz'ora. Dopo mezz'ora metto il polpettone in una teglia da forno rivestita da carta forno e vado a ricoprirlo completamente con le fette di pancetta. Infine metto su qualche ago di rosmarino
e in forno preriscaldato a 180 gradi per un'ora. E voilà, il polpettone è pronto da servire con una bella insalata di rucola. Come dolce vi propongo una cheesecake al limone senza gelatina. Gli ingredienti sono: come prima cosa formiamo la base della nostra cheesecake frullando i biscotti e andando a sciogliere il burro. Non appena tutto sarà pronto, metto in una ciotola i biscotti e verso all'interno il burro che si sarà sciolto. Amalgamo bene il tutto. Pronto il nostro impasto, vado a versarlo in una teglia con cerniera rivestita da carta forno e lascio riposare l'impasto in frigo. Nel frattempo prepariamo la crema. Mettiamo il formaggio morbido spalmabile in una ciotola, dopodiché aggiungiamo lo zucchero, 2 cucchiai di miele. E frulliamo bene il tutto. Dopo mezz'ora andiamo a versare la crema sulla nostra base. Stendiamo bene la crema e lasciamo riposare in freezer per mezz'ora. Nel frattempo andiamo a formare la gelatina mettendo sul fuoco lo zucchero semolato. La maizena, la scorzetta grattugiata del limone, l'acqua. E nel frattempo iniziamo a mescolare bene con una frusta. E man mano che mescoliamo, aggiungiamo l'acqua. Dopo aver aggiunto l'acqua, continuando ad amalgamare, mescolare bene, aggiungiamo il succo di limone, infine una puntina di curcuma che ci servirà al posto del colorante. Amalgamiamo bene il tutto fin quando non si formerà una gelatina. A questo punto possiamo spegnere il fuoco e versare la gelatina all'interno di una boule. La lasciamo raffreddare. Non appena si sarà raffreddata, possiamo andare a versare la gelatina sulla nostra cheesecake. E con l'aiuto di una spatola la livelliamo bene. Una volta livellata bene la gelatina, possiamo andare a guarnire con delle fette di limone. E dopo aver guarnito, possiamo mettere la nostra cheesecake in freezer per un paio d'ore. Se volete, potete lasciarla in freezer anche tutta la notte. Quindi si può preparare benissimo il giorno prima. E voilà, la mia cheesecake è pronta. E niente ragazzi, io spero che queste idee per il pranzo di Natale vi siano piaciute. Se provate a farlo, mi raccomando, scrivetemi tutto nei commentini oppure taggatemi in Instagram con le vostre foto. Vi mando un bacio e auguri a tutti.